Io sono Milena, lavoro per la Open Knowledge Foundation, sono coordinatrice del progetto School of Data, che è un progetto che si rivolge ai non profit e ai giornalisti e si propone di insegnare loro come utilizzare i dati per i loro progetti. Però parteciperò via Hangout al Data Lab, Data Driven Policy Making, e aiuterò a facilitare una data expedition sui dati del censimento. Il formato della Data Expedition è molto molto flessibile, proviamo a fare gruppi un po' diversi, no? Ad avere sia i techie nel gruppo, però anche gente che ha più abilità giornalistiche, per esempio. E quindi li lasciamo abbastanza organizzarsi da soli. Avremo un po' di facilitators lì che lavorano direttamente con i gruppi e li aiutano a percorrere questo workflow. Sono un sacco di collegamenti quando parli di dati di censimento, no? Come può utilizzare il governo i dati del censimento per fare smart policy making? Il primo passo è di capire cosa ci dicono i dati, capire che tipo di dati abbiamo, capire se sono puliti abbastanza o se abbiamo bisogno di fare un po' di data clean. Passiamo a analizzare i dati, a capire quali sono i migliori strumenti per analizzare i dati, che tipo di tools abbiamo bisogno, c'è qualcuno nel gruppo che sa utilizzare questi tools, abbiamo bisogno di questi skill, possiamo chiedere agli altri partecipanti se ci possono insegnare come usare certi tool. Poi dobbiamo presentarli, tipo, come dici la storia che ti dicono i dati. Vanno un po' a lavorare alla presentazione e poi facciamo un po' un wrap up e lasciamo ogni gruppo presentare cosa hanno lavorato, che tipo di output hanno avuto. Ho partecipato a molti eventi simili in altri paesi, ma mai in Italia prima di adesso, ed è bellissimo vedere come una comunità di gente che utilizza le tecnologie per cambiare il mondo sta crescendo nell'Italia. Per Open Knowledge Foundation e per School of Data, il Smart City Exhibition è un'opportunità eccellente per conoscere un sacco di gente interessante, di conoscere tante belle persone, di imparare moltissime cose loro e di aiutare a scoprire cosa dicono i dati del censimento. Lì, anche se sarò online, spero di vedere molti di voi lì di persona nella sala. Spero che particolarmente la gente che è interessata nei dati sarà lì e ci aiuterà in questa data expedition a scoprire cosa ci dicono i dati del censimento.